Non si placa la protesta dei gestori dei laghetti del Barco. Il TAR ha rinviato tutto al 28 agosto e, proprio per questo, i loro legali hanno organizzato una conferenza stampa per evidenziare le loro motivazioni. L'accanimento non ci ha stupito, perché ogni anno in stagione estiva, insomma, cose del genere sono accadute. Ci ha un po' stupito la qualità questa volta dell'accanimento. Evidentemente qualcuno è riuscito a approfittare del fatto che si fosse da poco insediata commissario straordinario, quindi un ufficiale di governo che evidentemente non è a conoscenza completa, non può essere a conoscenza completa di tutti i fatti e tutti gli atti amministrativi, quindi qualcuno ha saputo approfittarne. Sa di fatto che ci è stato scaricato addosso un blitz degno di miglior causa, insomma. Certamente quando gli abbiamo prospettato e fatto vedere, evidenziato che le nostre analisi, se ce le fanno sull'acqua potabile, sono destinate, no, ad avere dei risultati non compatibili naturalmente con l'acqua potabile, mentre invece ad altre realtà vicine delle quali il comune è proprietario le analisi le fanno giustamente secondo i parametri dell'acqua termale. E quindi è chiaro che noi, se non si chiarisce e si ripana questo nodo, insomma, avremmo grosse difficoltà a farci capire. Perché all'inizio della stagione estiva e almeno una volta al mese i gestori di queste attività controllano sul loro denaro la qualità delle acque. Quindi io faccio le analisi, poi i valori a cui mi riferisco per vedere se è possibile la balneazione in queste acque non saranno i valori limite delle acque destinate al consumo umano, delle acque che vengono bevute e che inoltre sono acque trattate con processi di potabilizzazione, queste non sono acque trattate. Quindi i limiti degli enterococchi e delle Escherichia coli, che sono microrganismi indicatori di contaminazione fecale, sono 500 e 1000. Potete vedere i valori che hanno trovato di questi microrganismi l'organo di vigilanza, cioè proprio non esiste. Siamo sotto, abbondantemente sotto a 100. Per quello che risulta a me non c'è un proprio limite vero e proprio, però fino a 250, fino a 500 milligrammi per, microgrammi per litro è un discorso accettabile. Okay. Perché le acque solfurie in linea di, o ferrigginoso o altri tipi di acque utilizzate per, o come acque termali o come altre acque curative hanno questi limiti, hanno la presenza di questo arsenico in queste concentrazioni. È una componente quindi dell'acqua, cioè, solfura, assolutamente. Sì, assolutamente. Mantenendo quei limiti che diceva prima, sì. Ma dalle analisi invece svolte dal laboratorio, quindi che anche fatte successivamente a quelle dell'ASL, mi sa dire qual è stato il limite riscontrato? Per l'arsenico credo su intorno ai 150-200 al massimo. Ok, quindi sotto i parametri, sotto che mi diceva i parametri, lei. Abbondantemente sotto i parametri. La sorgente, che sono stati sempre pure, l'acqua sorgiva, dovesse risultare, no, inquinata, come ha paventato l'avvocato Marci del comune l'altro giorno, dice perché ci sono stati insediamenti, case, fogne, eccetera. Questa è una grave responsabilità, ci abbiamo pensato, ringraziamo l'avvocato Marci che ci ha fatto venire in mente questa idea. Insomma, anche questo no. Può essere legato a una sorta di risarcimento, certo, danni che già penso state pensando di fare, cioè, al di là per la stagione. Invece di acqua esce il veleno da qui e magari si scopre che il veleno esce perché il comune ha lasciato permessi, fogne, eccetera. Chi è che deve tutelare le bolle sorgive della zona? C'è la regione, c'è il comune, ovviamente. Ciascuno per le sue competenze. Sempre ammesso che ci sia questo inquinamento. I dubbi ovviamente restano in quella che può essere ormai definita l'estate calda dell'acqua, dove c'è un procedimento civile ed uno penale in corso, stabilimenti chiusi, controlli sulla qualità dell'acqua effettuati su quasi tutto il territorio e dove l'ipotesi di un accertato inquinamento delle falde, non solo dei laghetti abusivi, getterebbe popolazione ed imprenditori nel panico.